Si vede chiaramente che soffri una mancanza. Ma di che, non mi manca niente. Sì. Non sarei così sicura. No, non ricominciate con la storia dei figli, veramente. Buonasera a tutti. Ciao. Oh, ciao Pietro. Ma voi non lavorate mai? Veramente sei tu che lavori troppo. Che poi, se non lo sapete voi, quante ne ho provate. Potevate comunque adottare Giulia, no, dai. Che mi manca proprio l'istinto materno. No, quello ce l'hai e lo soddisfi appieno. Ma con chi? Due mosse da scacco matto. Per chi dei due? Se non l'avete ancora capito, peggio per voi. Ma sai che non sono gli unici a non accorgersi di quello che c'hanno sotto gli occhi? Guarda che io mi sono sempre accorta di tutto. Che c'hai la coda di paglia? Era così per dire. Come sta il tuo paziente? Bene, molto meglio. Dalla faccia non si direbbe, pare che ti è morto qualcuno. Sarà la stanchezza. Per fortuna ci siete voi adesso che mi tirate un po' su. Laura ci sta leggendo le carte. È la sua ultima idiozia. È una cosa seria. E che cosa dicono? Che nella mia vita c'è un grande segreto. Ah sì? Mi nascondi qualcosa, mi devo preoccupare. Te le leggo? No, grazie, non ci casco. Ma sì, una, dai. Il cuore non dimentica. E che cosa significa? Ah, boh, non lo so, la carta è tua.